su Castellatti, tocco per Orsolini, altezza del cerchio di centrocampo, con il mancino Orsolini riesce a servire Palacio nonostante una deviazione. Rodrigo deve arretrare di qualche metro, alza la testa, aspetta che si piattino i compagni, trova Donsa, l'inserimento per destro, tu per tu con il portiere, il piatto vincente di Mattia Destro su perfetto assist di Donsa, e il Bologna dopo 5 minuti sblocca il risultato con uno dei suoi uomini più attesi. Ora vediamo questa buona chance sul mancino per un calcio di punizione dal limite, sul punto di battuta però si porta anche Pulgar, uno che le punizioni le sa tirare molto bene e potrebbe cercare la soluzione sul primo palo. Così è, ed è un grande gol da parte di Erik Pulgar. Ora sì, il pallone arriva a Krejci che può scodellare al centro. Alza la testa, prepara il traversone. L'inserimento vincente di Mbaye che spunta dal secondo palo e di testa trafigge al 22esimo minuto. Stimac per la terza volta. Perfetto suggerimento di Krejci da area di rigore sul palo lontano. Mbaye anticipa tutti arrivando di gran carriera. Supera un diretto avversario. Poli, controllo di palla, vanifica l'intervento di Tommasi e ripiegamento, ancora Poli, mantiene il possesso, a Venatti, lato corto dell'area di rigore, prova ad entrare nei 16 metri a Venatti, col mancino a cercare Falcinelli, più per più col portiere, il tocco sull'uscita di Stimac è vincente ed è il primo gol di Diego Falcinelli con la maglia del Bologna.